Dalla regia mi stanno confermando che dovrebbe essere arrivato il nostro inviato Luca Chiari davanti alla scuola della ragazza. Luca, mi ricevi? Sì, Leonardo, ti sento forte e chiaro. Ci troviamo qui all'Istituto Superiore Leonardo Ripamonti di Como, dove Chiara Porto frequentava un corso di comunicazione audiovisiva. Descritta dal padre come una studente meticolosa con una media impeccabile, Chiara aveva molti amici e un rapporto aperto con la famiglia. Purtroppo, solo poco tempo fa, le era stato diagnosticato un tumore maligno. A Chiara sarebbero rimasti solo 9 mesi di vita. Tuttavia, l'autopsia ha riscontrato tracce di cocaina nel sangue. E così che ce lo descrive il medico legale. Chiara amava molte cose della sua vita e nessuno riesce a capire il perché di una scelta così gravosa. Ma sentiamo l'opinione di una sua docente. Io sono affranta, ho un dispiacere dentro molto grande. Mi spiace tanto per la sua morte così prematura, in giovane età, ci lascia tutti veramente senza parole. Così carina con tutti noi, molto affabile, ben integrata nella classe. Mi lascia veramente un amaro in bocca. Una compagna di classe di Chiara ha liberamente confessato di essere stata lei a fornirle la cocaina che ha portato al suo decesso. Camilla Saibene, da poco trasferitasi nel Comasco, aveva subito stretto rapporti con dei malfamati già ben noti alle autorità. A quanto dicono i compagni di classe di Chiara, era stata Camilla ad invitare Chiara ed il fratello Alberto ad una festa ed è proprio durante quella festa che Camilla le aveva fornito la droga. Per quanto riguarda Camilla, io l'ho notata spessissimo, non si è integrata bene, viveva molto in solitudine, insomma molto chiusa nel suo mondo, mi spiace tanto, anche perché poi ti rendi conto che le persone a volte vivono una vita parallela, ma purtroppo non riusciamo a comprendere e neanche forse a stare vicini e ad aiutare. Quello che è successo veramente lascia tutti noi senza parole. Alberto, che cosa è successo alla testa? Non ho niente da dire. Stai tranquillo, non è stata colpa tua. Non capisci, quando lei aveva bisogno di me, io non ce l'ho più. Andatevene!